Una splendida giornata di sole, con temperatura mite ed un entusiasmo contagioso. Hanno colto lo scorso fine settimana i numerosi equipaggi che hanno partecipato ad Avezzano alla tradizionale raduno Porsche 911 Senti L'Abruzzo, manifestazione ideata ed è sempre organizzata dal dottor Andrea Natale, che si è avvalso della collaborazione di numerosi amici appassionati del marchio Porsche per mettere a punto la complessa macchina organizzativa. L'evento motoristico, patrocinato dai comuni di Avezzano e Guardiagrele, è giunto quest'anno alla decima edizione ed è stato inserito da tempo nel calendario ufficiale del Porsche Club Abruzzo e Molise. Il programma ha previsto il raduno e la successiva partenza dei 35 equipaggi eh, provenienti da 5 regioni italiane alle ore 10 dal Castello Orsini-Colonna di Avezzano con una prima frazione di guida. Le auto di Stoccarda hanno percorso una strada notevolmente panoramica attraversando i centri abitati di Pescina, Carrito, Cocullo e Danversa per poi raggiungere Sulmona dove è stata effettuata una breve sosta di riordino. Una seconda frazione di guida ha portato i partecipanti a Pettorano, Rivisondoli, Letto Palena Casoli ed infine a Guardiagrele dove una sosta di circa un'ora ha consentito ai partecipanti di consumare un veloce pranzo nel centro cittadino per l'occasione chiuso al traffico locale. La novità di questa edizione è stata quella di aver dato la possibilità di scelta per i partecipanti dell'ultima parte dell'evento. I più tranquilli hanno potuto apprezzare nel primo pomeriggio una rilassante visita guidata nel centro della storica cittadina di Guardiagrele, mentre i più scatenati hanno raggiunto il circuito internazionale d'Abruzzo di Ortona, dove hanno potuto effettuare in esclusiva due sessioni di giri liberi in piena sicurezza. L'annuale appuntamento, che gode di un crescente apprezzamento tra gli appassionati, del marchio automobilistico tedesco, si è sempre prefisso di promuovere la scoperta dello straordinario territorio abruzzese, conciliando, nel miglior modo possibile, bellezza della natura, emozioni di guida e valori di amicizia. A riguardo le impressioni di Andrea Natale, delegato Porsche Provincia dell'Aquila, e Giorgio Di Ferice, presidente Porsche Club, Abruzzo e Molise. Andrea Natale, un appuntamento che è immancabile per Vezzano e la Marsica direi. Eh, sì, ci vediamo oggi eh, per festeggiare tra l'altro il decennale di questo raduno che è nato da una idea tra amici di raggruppare appassionati di Porsche e poi si è evoluto eh, entrando tre anni fa nel calendario ufficiale del Porsche Club Abruzzo e quindi questo ci consente di farci conoscere eh, come organizzatori non solo in Abruzzo ma anche dalle regioni limitrofe. Più che un'idea, direi che è una passione vera insomma, per questo marchio che a livello mondiale ha un senso. Eh, la passione alcune volte sfocia in una malattia, eh, però è una malattia dalla quale non vogliamo guarire, perché comunque eh, sono macchine sicuramente prestazionali, ma anche utilizzabili quotidianamente. Quindi uniamo un comfort accettabile a delle prestazioni notevoli. Gli amici sono sempre in aumento, gli appassionati eh, sono in circuiti sia nazionali che internazionali. Ci sono tanti eventi organizzati da tante associazioni e tanti club. E quindi ci fa piacere che Avezzano sia inserita in un appuntamento diventato importante da qualche anno. Una una manifestazione che non è solo fine a se stessa, ma vi permette di far conoscere a chi viene da fuori il nostro territorio. Certamente, l'idea infatti è nata proprio per questo, con questo scopo: eh, unire appassionati del, del marchio Porsche, ma far conoscere anche l'Abruzzo, eh, che solitamente, specialmente nell'area interna, è poco frequentato. Quindi, è un'occasione giusta per eh, conoscere la natura, eh, apprezzare la buona cucina stare in amicizia e guidare per le strade meravigliose che noi abbiamo ogni anno un tracciato itinerari diversi sì sì, ogni anno facciamo itinerari diversi, ehm, quest'anno è forse l'edizione più lunga perché da Vezzano eh, finiremo a Ortona a Mare dove c'è il circuito internazionale d'Abruzzo e passiamo però sia per eh, Cocullo, Anversa, eh, Roccaraso, eh, Casoli, poi a Guardia Grele eh, ci fermeremo per il pranzo, avremo una piazza che il sindaco ci ha destinato, quindi chiusa al traffico per poter parcheggiare comodamente e nel primo pomeriggio ci sarà anche una visita guidata della città di, della cittadina di Roccaraso, che è uno dei borghi più belli d'Italia, e quindi anche un'occasione un per tantissimi, anche abruzzesi, che magari a Guardia Grele non sono mai capitati. Un'organizzazione complessa? Che un po non dico tutto l'anno, ma insomma abbastanza impegnativa? Eh, dunque è un'organizzazione complessa perché mh, è un, in un unico giorno eh, cerchiamo di far funzionare tutto e quindi sia il percorso che sia interessante, sia il, il posto dove mangiare altrettanto interessante e chiaramente di qualità, i circuiti ogni, ogni anno sono diversi e quindi sì, mh, si perdono tre o quattro mesi di organizzazione, però poi veniamo ripagati dall'apprezzamento che ormai è consolidato. Giorgio De Felice è il responsabile regionale, credo. Sì, il presidente del Porsche Club Abruzzo Molise. E ci troviamo come al solito qui, come ogni anno, con questa meravigliosa organizzazione, questa location stupenda per partire, grazie ad Andrea Natale che è il nostro delegato per l'Aquila. In realtà, eh, contrariamente agli altri anni, questo non è il, il, il giro, la, la, il raduno di Avezzano delle 911, sicuramente è anche. Ma è la prova del 911 km. Il nostro intento che stiamo realizzando è quello di fare 911 km in Abruzzo per la Porsche Italia. Invitando quindi numerosi soci da tutte le altre parti d'Italia. E stiamo provando i percorsi, proviamo le location, proviamo, vediamo e, 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 e scegliamo i panorami migliori perché la nostra ospitalità possa poi essere riportata nei vari luoghi, nei vari club e nelle varie associazioni come un momento particolarmente interessante e piacevole. Abbiamo fotografi al seguito, faremo fotografie, filmati e saranno presenti sul nostro magazine. Il nostro club è l'unico ad avere un magazine fra tutti gli altri online e arriva a tutti i soci e tutti gli appassionati di auto e vedrete le foto anche su questo magazine e anche i filmati. Che cosa significa appartenere al club Porsche? Ma appartenere al Porsche... Porsche Club non è un fatto elitario, noi abbiamo sposato il turismo, soprattutto in Abruzzo, tant'è che col rally dell'anno scorso, che era un rally, un tour turistico, vogliamo far conoscere l'Abruzzo alle persone, agli stranieri, agli amici delle altre regioni. Per noi Porsche o 500, Fiat è un po' la stessa cosa, certo poi amiamo anche una macchina veloce, amiamo andare in pista, amiamo divertirci, però non la vedrei come un fatto elitario perché assolutamente siamo amanti dei motori, delle auto, non del marchio e dell'elitarietà. Hai anticipato la domanda che volevo farti, ti do del tu perché ecco, problema è proprio il fatto delle eliti, invece non è così, insomma, perché quando penso alla Porsche... Assolutamente no perché io per esempio ho una macchina del 2001 ne ho un'altra con cui giro in pista, mi diverto in pista perché ormai dicevano in una riunione dell'altra sera noi siamo gli ultimi ragazzi della Porsche perché eh, la prossima generazione o purtroppo ha dei problemi a provvedere all'acquisto o ancora peggio, è priva di interesse per queste cose noi siamo gli ultimi che vogliamo andare, ci piace ancora, abbiamo l'amore, la passione per le auto, per incontrarci, per vederci, per stare insieme e per dare una mano al nostro territorio, soprattutto questo. È stato sottoscritto questa mattina nella sede della Regione Pescara il protocollo d'intesa tra Regione Saga ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Pescara per l'istituzione della centrale unica interaziendale del 118, che sarà ubicata all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo. Con questo accordo, ha spiegato l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, concretizziamo uno degli obiettivi contenuti nel piano di riqualificazione della sanità regionale, portando il numero delle centrali da 118, eh, da 4 a 2. La centrale unica Chiedi Pescara, nell'ottica del potenziamento della rete di emergenza-urgenza nei territori, migliorerà notevolmente il servizio garantito al cittadino. Perché elimina inutili divisioni amministrative tra due aziende sanitarie, facendo risparmiare minuti preziosi nella gestione di patologie tempo dipendenti, come ad esempio traumi, ictus ed imparti. Nel frattempo, ha concluso l'assessore, stiamo lavorando anche per la seconda centrale unica del 118, quella di L'Aquila Teramo, con sede all'Aquila, per la quale sono già disponibili risorse pari a 6 milioni di euro. Ascoltiamo a riguardo l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci centrale unica del 118 Pescara Chieti presso l'aeroporto d'Abruzzo, ci siamo assessori Parucci? Sì, finalmente siamo arrivati al dunque, firmiamo un protocollo d'intesa, le due asle stanno lavorando insieme alla Saga, non per individuare l'area perché quella ovviamente già è individuata, ma operativamente per dire con quali tempi, con quali modalità, con quali investimenti il tutto sarà realizzato nelle prossime settimane, è un passo in avanti molto importante perché questo consente per quanto riguarda l'integrazione della funzionalità delle prestazioni sanitarie di urgenza, una perfetta integrazione tra Chieti e Pescare e quindi tra i cosiddetti percorsi salvavita per le persone. Verrà così ottimizzato il primo soccorso, il pronto soccorso nell'area metropolitana? Beh, non solo nell'area metropolitana ma evidentemente nelle province delle, diciamo, di Pescare e di Chieti, quindi delle due aziende di riferimento, in quanto questa è la novità. La centrale unica del 118 per l'area Pescara Chieti eh, consisterà nella possibilità dei cittadini di avere un percorso in caso di emergenza cosiddetto preferenziale, ovvero senza andare prima in un pronto soccorso puoi essere nuovamente trasferito, ma c'è un vero e proprio protocollo che si prende in carico il paziente in emergenza e lo porta laddove serve. Questo poi è il punto. È collegato Ovviamente a questo grande tema c'è anche il recente piano delle maxi emergenze che abbiamo pure presentato qualche settimana fa e che è un grande lavoro di programmazione che ha portato avanti la regione Abruzzo. Si parte con Chiedi Pescara, poi si prosegue con l'Aquila Teramo. Non solo, si prosegue con l'Aquila Teramo, e ci sono anche le risorse, quelle previste dall'accordo di programma, quelle che sono relative sia al trasferimento statale, sia al trasferimento della Regione Emilia-Romagna, sia alle quote ulteriori che metterà la Regione Abruzzo per circa 6 milioni di euro da investire per la realizzazione dell'altro 118, dell'altra centrale all'Aquila. Passeremo dalle attuali 4 a 2. Ormai sono passati dieci anni, sembra ieri ma da dieci anni Paolo Tomassetti non c'è più e ogni anno viene ricordato dai suoi familiari, dai suoi amici, da chi lo ha conosciuto e apprezzato, viene ricordato dicevo, in maniera particolare. Questa volta ci sarà anche un monumento, un qualcosa che ricorda la figura di Paolo, ma siamo con... Alfredo eh, con Raffaele il fratello mentre Alfredo eh, sta facendo l'arbitro allora dicevo dieci anni, dieci anni senza Paolo ma eh, Paolo è sempre presente non soltanto per voi familiari ma anche per chi lo ha conosciuto e sono tanti Sì sono tanti, tanti e, e... è stato un giorno un po' particolare oggi per cui moltissimi hanno scritto perché stanno fuori eh, hanno mandato un loro saluto alla memoria di Paolo e verranno a trovarci prossimamente. Questa è una commemorazione sportiva, questa di Paolo di oggi, che trae eh, spunto e origine come tipologia di iniziativa col fatto che nel progetto Scuola Lavoro l'artistico ha prodotto una stele veramente bella. E segna diciamo, la terza fase della tennis team tennis team 3.0 dopo dieci anni di grandi sofferenze e chi c'è stato vicino lo sa eh, grandi soddisfazioni e Plinio, si è stato testimone di manifestazioni che avezzano anzi in Abruzzo il torneo di macroarea con 306 iscritti non, non è stato mai fatto i nostri ragazzi che hanno sempre, almeno uno, fatto i campionati italiani per diritto. I successi li abbiamo avuti, ma i successi più grossi sono quelli che abbiamo visto stamattina di bimbi di quattro anni che fanno degli esercizi veramente in maniera perfetta, coordinatissimi. Dopo otto mesi di scuola veramente ci hanno dato questa grande soddisfazione stamattina. Hanno vinto l'emozione del pubblico, concentrati, attenti. E niente, questo Avezzano 3, 3, Tennis Team 3.0 prevedrà questo sviluppo, questo investimento che andremo a fare col patrocinio del CONI, del Comune per rigenerare questo impianto eh, che ormai esiste da 40 anni: è un impianto che esiste eh, grazie al dottor Mario Pescante, a Rolando Appolloni, a una generazione di sportivi vezzanesi eh, Particolare fu una sfornata di dirigenti eccezionali, eh, Marianella, eh, Palmieri eh, e anche un po papà, per cui per me eh, avere avuto la possibilità di rigenerare, riqualificare e ehm, potenziare questo impianto è un fiore che porto ai nostri dirigenti sportivi che non ci sono più. E parlo di Rolando Apolloni e di papà, e purtroppo anche di Paolo. Senti. Ma eh, da qui a, a qualche tempo non molto, eh, si parla dell'anno prossimo. Cambierà tutto. Ma cambierà anche eh, per forza cambiare anche la gestione. Tu per adesso ti sei accollato onori ed oneri. Eh, dalla morte di Paolo fino a oggi. Poi ce la farai da solo. Io. Spero di non essere da solo e fin d'ora non lo sono da solo perché eh, sì c'è Alfredo che ha preso questa strada dello zio, c'è Andrea Orlandi, coetaneo, coevo che so crescere insieme, che stanno facendo un lavoro straordinario. Eh, Gabriele Sorgi che è la memoria storica perché eh, gira in Rolling una serie di filmati fatti in questi anni, Gabriele è sempre presente. Eh, C'è Lorenzo Stornelli che è un grosso supporto per noi per la gestione e vedremo anche se eh, ci saranno altri che vorranno darci una mano e darci supporto, anche perché questo è un momento di crisi eh, enorme, sociale, economico, però lo sport per i ragazzi è importante. Noi cerchiamo di tenere i prezzi bassi, come si dice, per poter dare massima possibilità di partecipazione e soprattutto ai giovanissimi anche le quote sono differenziate per l'età e il successo bello di questa scuola è stato che abbiamo avuto anche un paio di squadre di genitori dei bambini che guardandoli si sono innamorati per cui è un posto qui che riusciremo a spero a fare non dico tanto la stessa cosa le stesse manifestazioni le stesse iniziative i stessi successi avuti negli anni di ferro perché per me i dieci anni scorsi sono stati dieci anni di ferro un cammino lungo tre giorni attraverso la natura incontaminata della valle Roveto visitando luoghi che hanno visto eh, momenti drammatici della storia non solo locale. Stiamo parlando del cammino dell'accoglienza che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra appassionati della natura, studenti, esponenti del mondo civile e del volontariato che sono partiti da Balsorano per giungere, dopo due tappe, nell'area archeologica dei Cunicoli di Claudio. A Borgo in Cile, in particolare, il programma previsto per la prima tappa, denominata il Cammino degli Ulivi e degli Erami, la partenza dal Castello di Balsorano fino a Civita Dantino. Il secondo giorno è stato affrontato il Cammino delle Acque e dei Castagni da Morino a Canistro Superiore. Il terzo e ultimo giorno c'è stato il Cammino dell'Emissario da Canistro inferiore all'area archeologica dei Cunicoli di Claudio. Ricordiamo che il Cammino dell'accoglienza... È un evento nato per ricordare l'eroismo e la resistenza delle popolazioni della Marsica nel soccorrere migliaia di prigionieri alleati che dall'8 settembre del 1943 al giugno del 1944 erano in fuga dai campi di prigionia per raggiungere le truppe che combattevano l'esercito di occupazione tedesco sul fronte di Cassino. In altre giornate di trekking, il cammino ha percorso la Valle Roveto fino ad Avezzano attraversando i luoghi d'origine delle medaglie d'oro Giuseppe Testa, dei fratelli durante e dei 33 martiri di Capistrello. L'evento ha permesso anche di commemorare, come abbiamo detto, i 33 martiri di Capistrello. L'ecidio avvenne il 4 giugno 1944 durante la seconda guerra mondiale. Un primo tragico episodio accadde pochi mesi prima, il 20 marzo, quando un giovane del luogo venne barbaramente torturato e poi fucilato. Il successivo rastrellamento, ad opera di soldati nazisti e fascisti sui pendii del Monte Salviano, portò alla cattura e alla tortura di 33 pastori ed allevatori. La fucilazione avvenne nei pressi della stazione ferroviaria di Capistrello. La giornata conclusiva ha visto la presenza, in rappresentanza del comune di Avezzano, dell'assessore Angela Salvatore, alla quale abbiamo rivolto alcune domande. L'assessore Angela Salvatore non è stata proprio tra le protagoniste del cammino dell'accoglienza in quanto ha partecipato all'ultima giornata, però diciamo che è stata un'esperienza importante, un giorno conclusivo che ha concluso un cammino che tende a valorizzare luoghi importanti per la storia della Marsica. Sì, io ho partecipato alla giornata del 3 giugno, sono stata invitata in qualità di amministratore per presenziare alla manifestazione in onore dei 33 martiri di Capistrello, vedendo L'organizzazione ho deciso di iniziare eh, comunque il cammino da prima. Quindi siamo andati eh, a Canistro, da Canistro abbiamo percorso eh, un'area una, un di montagna raggiungendo Pesco Canale. Lì si stavano organizzando per eh, la festa del Corpus Domini. Quindi ho, ho visto anche come c'è un'attività di paese eh, nella, nella struttura e nell'organizzazione di una festa di un'attività religiosa. Ci siamo incontrati con un altro gruppo. Di Avezzano e poi eh, proseguendo siamo arrivati eh, a Capistrello, e lì sono rimasta davvero colpita perché ci hanno accorto gli amici dell'emissario con eh, delle ragazze che fanno parte di un coro vestite in abiti eh, di un tempo. Ci hanno accorto con eh, dei lupini, quindi raccontandoci quella che è la storia e l'attività appunto delle, mh, delle donne di Capistrello che lavoravano eh, questo, eh, questi lupini. E poi c'erano dei bambini che hanno suonato la fisarmonica e gli amici dell'emissario ci hanno raccontato eh, la storia appunto eh, del, della bonifica del Fucino. Ed è stato particolarmente interessante per me, che sono adulta, ma soprattutto per i bambini delle scuole eh, che hanno avuto modo di poter vivere e vedere appunto da vicino quella che è, la, che è stata la nostra storia. Hai rappresentato il comune di Avezzano? credo ha buona ragione in quanto i cunicoli partono proprio da Avezzano e rappresentano la storia di Avezzano. Sì, infatti nel proseguire il cammino dopo aver effettuato la commemorazione dei 30 Re martiri di Capistrello, eh, siamo arrivati appunto alla nostra area archeologica. Lì ci hanno accolto, ci ha accolto la prologo di Borgoinci, e quindi è stata una mezza giornata, una fine, la fine della giornata in realtà. Con sempre accoglienza con prodotti tipici e prodotti locali, e tutte le scuole che hanno partecipato eh, a questa attività eh, hanno messo in esposizione i propri lavori, quindi c'era poi l'istituto agrario, eh, la scuola Vivenza, eh, valorizzando quindi attività culturale, eh, una giornata dedicata alla cultura, allo sport, eh, nella identificazione di quelle che poi sono le nostre, le nostre realtà. Per quanto riguarda il Cammino, è nato proprio per valorizzare la Valle Roveto, ma soprattutto i fatti di cronaca, di storia che hanno mh, avuto modo di valorizzare uomini che sono stati importanti per la nostra storia. Per quanto riguarda Avezzano, è coinvolta in maniera molto a, a, attenta. Diciamo così, ecco, la, che cosa, qual è stato il tuo stato d'animo al termine di questa esperienza? Allora, per me è stata una giornata um, ricca di emozioni, sia eh, vivendo, diciamo, in prima persona, e sia vedendo i bambini, eh, quindi la gioia eh, che i bambini hanno, hanno mostrato nel vivere e nel vedere la propria storia. Sono rimasta particolarmente affascinata appunto dalla, da quella che è la popolazione, che sono state le popolazioni marsicane nell'accoglienza in un periodo sicuramente tragico della nostra storia che è la Seconda Guerra Mondiale. Quindi sapendo, diciamo, fatti di, di cronaca che, che la storia appunto mi ha, mi ha riportato e mi ha dato modo di, di poter studiare negli anni, quindi quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, però poi viverlo sulla mia pelle, eh, identificando le attività nelle popolazioni marsicane, è stata un'emozione grandissima. La tua è stata una partecipazione già da donna matura, però il coinvolgimento dei ragazzi è stato importante per tramandare appunto alle future generazioni questi aspetti della storia marsicana? Sì, sì è stato importante e devo fare davvero complimenti agli organizzatori che sono riusciti a coinvolgere le scuole. E sono riuscite a coinvolgere le maestre, che, maestre professori ed insegnanti che, si sono, eh, che hanno accompagnato appunto i, i ragazzi, perché fondamentalmente queste sono le nostre radici e quindi come possiamo proiettarci al futuro se non sappiamo che cosa è stato il nostro passato? Hai partecipato all'ultima tappa, per le prossime edizioni ti alleni per fare tutto il cammino. Per le prossime edizioni sono, già mi sono prenotata per fare tre giornate: perché ho saputo ecco, che hanno, si sono fermati a Morrea eh, commemorando Giuseppe Testa e i fratelli Durante. Quindi voglio entrare più nella storia, nel vivo ecco, di quella che è la nostra storia. Come protagonista? Come protagonista. Finiti i campionati di calcio, di solito sui campi sportivi eh, si cura il manto, si cura l'erba dove c'è. A Paterno l'erba non c'è, ma il campo può servire anche per altre cose. Questa volta è stato utilizzato per una manifestazione equestre. Oggi c'è una eh, competizione particolare, siamo con tre dei diretti interessati. Eh, ripetiamo i nomi. Alessandro Pendenza, Giovannini, Giancarlo, Nicola Spendenza. Allora, Due Pendenza è un, uh, un signore che non è parente ma è importante a livello uh, regionale. Allora parliamo di questa competizione. Qui siete tutti vestiti come se si fosse nel far West. Perché? Sì, perché è una, diciamo, la monta western, quindi ha un suo abbigliamento. E, e niente, qui si farà una gara nel quale si vengono affrontate le difficoltà e nel, diciamo, nel minor tempo possibile. È una gincana quindi? No? Ah, sì, una gincana quindi Ci sono i vari percorsi da ostacoli. fare, i vari ostacoli e bisogna impiegare il minor tempo, il minor possibile. tempo possibile. Ma ci sono anche le penalità. Eh, certo, sì, nel senso che uno eh, se sbaglia il percorso diciamo, vengono assegnate le penalità. Sì. Quanti concorrenti ci saranno oggi? Allora, in tutto ringrazio Paterno per aver ospitato la seconda tappa di campionato regionale di Cingana Western e Mondalavoro, perché devo dire che dopo tanti anni l'Abruzzo siamo tornati a fare questa competizione di campionato regionale. Io oggi penso che la prima tappa si è disputata da me e dall'Eudorado Lorenge, eravamo 26, 24 partenti con 48 gol. Penso che qui ne sia ancora di più, quindi 28 partenti, avremo 56 gol da disputare e penso un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e agli amici della Gingana Western, grazie. E lui dovrebbe essere un partecipante, vestito con il casco, penso Fantino, no? Si chiama Fantino? Si chiama Cavaliere. Cavaliere. Allora, che differenza c'è Ecco, allora, tra Fantino e Cavaliere? Il Fantino è quello che corre in pista, su, quindi solo velocità, il Cavaliere è quello che si presenta su una competizione, quindi di abilità e di precisione. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cavallo a questo tipo di, di gare? Ma più o meno un anno, un anno e mezzo, per portarlo proprio in gara e di, per farci fare tutte le, le figure che ci sono nel percorso. Ci sono figure particolarmente difficili? Sì, c'è il 360°, gradi, ci sono le barriere a terra, ci sono il cancello, quindi il cavallo deve avvicinarsi al cancello, aprirlo e richiuderlo. E nel quadrato deve alzare, diciamo... Deve oltrepassare questa barriera e fare un giro di 360 gradi e uscire fuori. Beh, insomma, non è, non è facile. Alessandro, eh, io vedo anche donne che gareggiano, che partecipano. Di solito sono più bravi gli uomini o le donne? Ma, dipende, dipende da come viene impostata la cosa, però ci sono anche donne molto forti, sì. Serve la forza fisica in questo tipo di disciplina, o bisogna usare più la testa? Eh, tutte e due, diciamo, perché porti, testa del cavallo e, diciamo, e testa del cavaliere. E bravura anche di entrambi, tutte e due. Comunque deve essere l'unione fa la forza, quindi. In Abruzzo quanti sono i, i partecipanti, i, gli affezionati di questo sport? E qua in Abruzzo siamo intorno a Gianca più o meno... La Gingana Western e con la Mondolavoro saremo quelli che partecipano alla Gingana, 28 che partecipano al Campionato Regionale, poi ce ne sono altri, altri binomi che magari non competono quest'anno al Campionato Regionale perché magari è il primo anno che lo facciamo. Adesso tutto, quando si parte bisogna invogliare i cavalieri e soprattutto... Costruire dei binomi tra cavallo e cavaliere che sono in grado di poter poi disputare i campionati italiani a Reggio Emilia o a Cremona, dove si farà quest'anno. Quindi c'è il campionato regionale e poi i campionati italiani, eh, insomma, è qualcosa di, di, di importante, di grosso? Sì, i primi tre binomi di ogni categoria parteciperanno ai campionati italiani con tutte le altre regioni d'Italia e, e poi ci sarà il disputare il campionato italiano. Lì eh, poi quest'anno per la prima volta la monta lavoro. Ci sarà anche un binomio, dei binomi delle categorie che andranno ai campionati europei e saranno i vincitori dei campionati italiani di quest'anno. Spero un in bocca al lupo veramente a tutti quanti i cavalieri che per un'opportunità grandissima che la Federazione ci possa dare. Oggi si gareggia su un terreno particolare, questo è un campo sportivo. Tira un po' di vento e la polvere non manca, per un cavallo e per un cavaliere. Eh, che cosa significa? È una difficoltà di più? Sì, il vento li disturba, però portandoli sempre in gara tutte le volte si abituano a molte cose, quindi alla polvere, al campo diverso, alla musica, a tante altre cose. Qual è eh, la, la provincia più brava in Abruzzo? Allora, qui siamo in provincia dell'Aquila, ma pre precedentemente siete stati a Teramo, no? Sì, e a Teramo, proprio da, da Giancarlo, ci sono molti, soprattutto Sofia, un buon, buon cavallo, vincitore di campionati italiani e campionati regionali. Un'ultima cosa, quanto costa mantenere in buone condizioni un cavallo del genere? Beh, il cavallo, sia il cavallo della competizione di Gingana West, sia da Team Bening, sia da altre competizioni, il prezzo è tutto quanto uguale, sono scuderie che Si fa pagare non lo so, 300-350 chi 250. Chi secondo poi le scuderie che cosa hanno a disposizione, cambi coperti, cambi scoperti, docce? Quindi il costo vero se uno ce l'ha a casa non saprei quantificarlo. Ma penso che si aggira sempre sui 150 euro solo per l'alimentazione e tenere una lettiera di una scuderia. Poi eh, al mese parliamo, al mese parliamo. Poi veterinari, ferrature, queste sono tutte cose a parte, spese extra che. Purtroppo, spero che il ferratore va bene per inare.